tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Ho voluto provare Prime Now, il servizio di spesa di Amazon, e quindi vi faccio vedere che cosa ho comprato. Allora, inizio da questo che a sentirlo freddo mi sa che è qualcosa da freezer, e infatti i fagiolini. Innanzitutto si presentano con buste di carta, quindi facilmente riciclabili. E adesso proseguiamo con l'apertura della mia spesa fatta con Amazon. Mi era arrivato l'avviso che nella mia città era disponibile questo servizio e quindi ho voluto approfittarne perché mi servivano delle cose. Una cosa molto carina, oltre a scegliere la fascia oraria, ti arriva un alert sul telefono quando il corriere, o meglio il fattorino, sta per arrivare a casa vostra, quindi davvero molto utile, perché così uno riesce a capire se arriva oppure no, anche perché la fascia di consegna è di 2 ore. Io avevo scelto dalle 10 alle 12 e mi è arrivato verso le 11 meno un quarto l'avviso che stava arrivando. C'era il simbolo del corriere, il simbolo di casa mia, e si vedeva proprio in diretta che si stava avvicinando. Quindi è una cosa molto utile, perché almeno sai che insomma più o meno ti sai gestire gli orari, quindi questa è una cosa molto buona. Proseguiamo con l'apertura. Ho acquistato la mucchina per disinfettare i cibi, spesso lo devo fare e quindi l'avevo finita, e la mucchina era anche in offerta, oltre ad esserci, vabbè, questo buono di 50 centesimi. Sul prossimo acquisto costava, mi pare, sui 7 euro anziché 10 e qualcosa, quindi un buono sconto. E poi ho preso le scatolette per i miei animali perché le avevo proprio finite, ero a secco. Ho preso questa della Gourmet, la mousse, il pesce dell'oceano, sì, pesce dell'oceano, e ne ho prese 6 confezioni. Sempre di Gourmet, la mousse questa volta al manzo, e anche di questo, se non mi sbaglio, ne ho prese 6 confezioni. Adesso 1, 2, 3, l'ho svuotata perché sennò non riuscivo, 4, 5 e 6. Poi ho provato questa marca, Zoa, è la marca di Pam e Panorama. Il servizio di consegna è offerto da loro, da Pam e Panorama, e questo qui è la mousse al tonno e al salmone. Ho voluto provarlo, hanno un buon prezzo e quindi perché no? Anche di queste mi sembra di averne prese 6, infatti 4, 5 e 6. Proseguiamo con l'apertura, un altro pacco, non so se qua ci sono forse le cose da frigo. Sì. Eccola qua, l'insalata, yogurt e burro. Allora, ho preso il burro, questo qui, burro tradizionale Pam, 250 grammi, lo yogurt biologico al caffè intero, e l'insalata, il lattughino bio, già lavato. Ultimo pacco. Ho preso i triangoli di mais biologici. La marca è Pam Panorama Bio. Queste sono monodosi da 6 bustine. Da 20 grammi. Queste qua sono tipo le camille, sono tortine biologiche, ma non sono alla carota, c'è solo scritto tortini con uova fresche. Le ricordano un pochino come colore e come formato, ma non credo proprio che ci sia la carota. Volevo leggere gli ingredienti. No, non ci sono le carote, sono semplici tortini con le uova, anche questi Pam Panorama, la marca bio. Troviamo 6 tortini da 40 grammi l'uno. Ho poi comprato le gallette di riso, anche queste biologiche, 120 grammi. La pasta di Kamut, sono le farfalle al Kamut, anche questa è marca Pam Panorama Bio, e ci sono 500 grammi.
Ultime cose, l'aceto di mele, la marca è sempre questa bio, Pampanorama Bio, ci sono 500 ml, due confezioni di pomodori, questa è sempre la marca bio, ci sono 500 grammi, il prezzo lo vedete scritto qui, è uguale, 2,99, 3 € l'una. Il prezzo totale per questa spesa è stato di 39 euro. Si può pagare ovviamente, anzi si deve pagare al momento dell'ordine, quindi non c'è uno scambio né di contanti né appunto di carta, come a differenza per esempio di Esselunga che si paga al momento della consegna. Volendo si può pagare online, però ti fanno scegliere. Qui invece no, si paga direttamente come quando acquistate qualcosa di Amazon. E volendo si possono pagare coi buoni, quindi se vi regalano una carta regalo di Amazon si può pagare appunto anche la spesa con quella carta. Dato che mi servivano delle cose, mi era arrivato un messaggio, appunto un'email, ho voluto provare. Mi è piaciuto, come vi ho detto all'inizio, il fatto che ti arriva l'alert sul telefono quando stanno per arrivare, mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto il fatto che si può pagare online tramite appunto Amazon, ma anche con i buoni. Infatti io ho dei buoni che mi hanno regalato, e quindi è come se avessi pagato zero, perché non mi hanno scalato nulla dalla carta prepagata caricata su Amazon, e quindi mi è piaciuto. Come prodotti c'erano delle cose insomma un po' limitate, nonostante vendano tutto, quindi sia prodotti da freezer che da frigo. Frutta, verdura, insomma, io per esempio cercavo le zucchine e non c'erano, quindi non sono riuscita a comprarlo, o meglio, c'erano, ma una confezione molto piccola delle zucchine nane, perché erano solo grosse così, costavano un pochino e quindi ho preferito non prenderle, però sono abbastanza forniti, anche se ogni tanto qualche limitazione secondo me c'è, però essendo un servizio nuovo sicuramente si miglioreranno, miglioreranno anche la fornitura, diciamo così, dei prodotti, quindi per me questo servizio assolutamente promosso. Solo se si ha Prime, se non mi sbaglio, si può acquistare. Questo rumore sono i miei gatti che si stanno appropriando delle buste, perché giustamente se avete degli animali c'è il giochino anche per loro praticamente. E quindi insomma devo dire che sono rimasta soddisfatta. Penso che si possa appunto acquistare solo se si ha Amazon Prime, ma trovo un servizio davvero utile per chi non può uscire di casa, per magari le persone anziane, se i figli possono in qualche modo fare la spesa al posto loro, arriva direttamente a casa, vi consegnano le buste e vanno via subito. Persone diversamente abili, magari donne incinte che non possono o non hanno tempo o sono stanche e non vogliono andare a fare la spesa. Persone che lavorano, perché la fascia oraria di consegna è fino alle 22, quindi secondo me davvero un ottimo servizio, e probabilmente si inquina anche meno, perché con un solo camion si fanno tante consegne e diversamente tutte queste persone probabilmente avrebbero preso la macchina per uscire e andare a fare la spesa, quindi insomma magari è anche un'iniziativa che potrebbe andare verso l'ecologia. Questa è un'idea mia, ditemi anche voi che cosa ne pensate nei commenti. Però io per adesso vi saluto e noi, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, ma non dimenticatevi di lasciarmi un pollice in su, iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così da non perdere nessuno dei miei video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!